siamo presenti per il secondo anno alla Milano Moda Graduate, è un evento molto importante, è la celebrazione delle scuole di moda, ma soprattutto degli studenti delle scuole di moda. Alle mie spalle vedete una distesa infinita di manichini, abbiamo cercato di portare le calzature e le borse all'interno di questo mondo di abbigliamento. Julieta Molina, I'm from Caracas, Venezuela, and I'm here participating in the Milano Moda Graduate. I went to the Ars Tutoria pattern making course and I was supposed to go back home, but then I stayed for the design course because I loved it so much. In the design course we developed our own collections and they also taught us a lot about the future trends. And for this competition in specific, we picked one trend that is called Robotop Pop. So we all had to develop our ideas and our designs according to this trend. Love the school because you have everything at hand. You can, because all the materials are there, you can, we have our own laboratory, so you can try things on the same day and you can see if they work, if they don't. All the teachers are so experienced, they have worked with like top designers, it's incredible. So I couldn't think of like a more friendly and professional place to like learn about shoes. È stato molto importante per me questo concorso per la visibilità e la scuola perché mi ha insegnato davvero tanto sulle scarpe, sia dal lato tecnico con il corso di pattern making, quindi come realizzare una scarpa nella sua interezza, riconoscere i materiali e altre diciamo qualità tecniche, ma altresì con il corso di design ho imparato a diciamo a far emergere il mio stile, quello che ho in testa e che sono riuscita a portare diciamo su carta. Jorana DeLillo. I am from Canada, Montreal. I came to Milan in January to do this course because I love shoes. I've been wanting to do shoe design for a very long time. And when I first did the course at Ars Tutoria, I didn't know anything, like nothing to do with patterns, nothing to know about the production of shoes and the manufacturing of shoes and all the process. And I've been here for 6 months and I learned a lot. I learned a lot that I wish I've known for a very long time. Nabil Dweeb, I am from Tunisia. I came to Milano to make the pattern making course in Ars Tutoria first, then to make the design course at Ars Tutoria. It was a very good experience, starting with the pattern making course where the teachers were amazing, they explained very well. It's a whole world of shoes that you are confronted in and you learn a lot of things.
partecipare a questa esperienza, diciamo che è stato un po' la fine di un percorso che è cominciato con un corso di pattern making presso la scuola di Art Sutoria. Lì appunto mi sono più concentrata su quello che è la parte di modelleria e poi questo concorso è stata l'occasione di sviluppare sia queste conoscenze già acquisite e soprattutto di misurarmi con quella che è più la parte del design. Infatti con gli altri ragazzi ci siamo un po' mossi come un ufficio stile e abbiamo cercato di dare, partendo da un mood board comune, di mettere in piedi una collezione che fosse appunto coerente, e questo è un aspetto che è stato nuovo per me, è davvero bellissimo. Lavorare su un progetto a 360 gradi e quindi vedere quelli che sono sia gli aspetti tecnici che creativi e anche di relazione, quindi di lavoro in team. Seda, I'm from Turkey and I graduated from the product design in Istanbul, and after that I decided to focus in a shoe manufacturing process because it's our family business. My father has a kind of small factory and I wanted to do shoes and get the inspiration from all Italy, and that's why I chose Milan and Art Sutoria. I did the pattern making course and then I did the design and collection development course. But it was great because you know every people in every country and you know the old cultures. You know what there are people doing in their country about shoes. Ho creato una scarpa e mi sono spinto al di là di quello che è costruire una scarpa in maniera standard. Ho aggiunto del materiale sulla forma, ho fatto una formella e da lì ho creato uno stampo in silicone. È stato molto dura riuscire a fare questo prototipo, però alla fine ci siamo riusciti.